Superato il picco di casi di influenza stagionale che aveva consegnato all'Abruzzo il triste primato italiano di incidenza, ovvero il numero di sindromi influenzali per 1.000 assistiti, i dati cominciano a tornare alla normalità del periodo. Quello che non torna è altro. Per contrastare il fenomeno esiste uno strumento molto utile, la vaccinazione, che però è stata poco utilizzata. Il motivo? Lo abbiamo chiesto al professor Jacopo Vecchiet, direttore della clinica malattie infettive all'ospedale di Chieti. Ma guardi, francamente non lo so, nel senso che evidentemente ci sono delle remore o c'è la sensazione che ormai il fenomeno Covid sia risolto, come anche quello dell'influenza, però non ha giustificazioni perché l'efficacia della vaccinazione ormai è un dato assolutamente acclarato e quindi le devo dire probabilmente molti di quei pazienti che purtroppo hanno dovuto rivolgersi al pronto soccorso, se avessero fatto la vaccinazione, sicuramente avrebbero potuto risolvere la questione in maniera più lineare, semplicemente rivolgendosi al proprio medico curante. Allora, parliamo di questa influenza, se di un soltanto di un tipo, ci cioè sono vari tipi, i sintomi, le cure e anche le complicazioni. Ma allora, l'influenza ha delle caratteristiche che ormai conosciamo, è una malattia soprattutto che colpisce la parete, diciamo la parte respiratoria, quindi può andare da un banale raffreddore ad un'evoluzione più importante sulle vie respiratorie, con l'evento più rischioso, una sovrapposizione di tipo batterico. Quali sono le cure una volta che una persona si è ammalata? Allora, esistono dei farmaci specifici contro il virus che hanno la capacità di inibire la replicazione virale e questa è una terapia che viene fatta nelle fasi iniziali della malattia, ha un suo ruolo specifico proprio nei primi giorni, nelle prime manifestazioni dei sintomi. Poi c'è tutta la parte, diciamo, indirettamente utile che sono gli antinfiammatori, gli antipiretici, il riposo, e in alcuni casi, ma rari, la necessità di introdurre una terapia antibiotica laddove ci sia un'evoluzione di tipo batterica. In media quanti giorni dura questo tipo di influenza? Allora, le forme più semplici durano una settimana, quelle che si complicano possono avere una serie di scenari diversi che però vanno rapportati alla fragilità del paziente che contrae l'influenza, quindi maggiori sono le fragilità e maggiori sono le complicazioni nella gestione del paziente stesso.